Cagliari è una città aperta a tutte le culture e anche mentalmente cagliaritani sono molto aperti. Come una città, una capitale di isola, è abbastanza sviluppata, quindi ci sono molti turisti, ci sono molti stranieri che vivono qua. Quindi piano piano è una città già più internazionale. Io quando sono arrivata non vedevi questa diversità, non c'erano moltissimi stranieri in giro, però è una città molto accogliente, molto particolare, perché comunque è una città molto particolare che offre tantissimo, offre tanti, cioè a livello culturale, a livello dei paesaggi. Cagliari è bellissima. Se quando sei tu stai lavorando, magari puoi cambiare la tua vita. Allora, se tu rimani fermo, senza fare niente, la vita ti andrà male. Però la vita qua a Cagliari, bene, ti sta andando bene. Sono la prima persona di venire in Europa, non posso dire Italia, in Europa. Prima non pensavo di venire in Italia, non ho mai avuto questa idea, perché studiavo in Senegal. Guarda, sono arrivato qui, non sapevo dove sto, non dove ci siamo. Ho arrivato qui, mi sono qua, si chiama Cagliari e poi sono a Cagliari. Adesso sono in Cagliari da 3 anni. La vita non sa dove capita. Non ci sono mai pensato che vengo in Sardegna, però comunque è capitata così. Sono venuto prima in vacanza, mi è piaciuto, sono venuto a studiare, ho visto un'altra vita. Poi ho iniziato a lavorare. Finché ci sto bene qua, sono qua. 8 anni che sono qua. Non avevo scelta, ero piccolo. E mio zio era già qui da anni. Quindi con gli studi mi avevo fatto un promesso quando avevo finito che mi portavo qua. Qui sono venuto come giocatore di calcio, allenamento. Non è stata una mia scelta personale. Avete capito che comunque Antonello Ali è mio secondo marito. Io quando sono arrivata in Italia ero sposata con un mio copaesano che è il padre dei miei figli. Lui si trovava qua nella zona, a Cagliari, e giustamente quando ho fatto il ricongiungimento familiare sono arrivata anch'io. Secondo me il destino ha voluto che io venissi qua a Cagliari e trovassi mio marito, il destino. All'inizio era un po' difficile perché non stavo abituato di parlare con le persone. Ogni posto ha la sua cultura diversa, come la cultura senegalese è diversa da quella di Tunisia, di Marocco e da per tutto il mondo. E come qua è diverso, la cultura sarda l'ho visto e anche quello l'ho imparato. Per me c'è da ancora imparare tante cose, ragazze. Veramente, qui Italia è molto ricca per avere esperienze. È sempre possibile che ci siano situazioni che una cultura legge in maniera diversa da un'altra, quindi ci possono essere situazioni nelle quali si creano dei cosiddetti incidenti interculturali. Magari in perfetta buona fede una persona che appartiene a una cultura fa o dice delle cose che vengono interpretate in modo completamente diverso da una persona di un'altra cultura, sempre in buona fede. E quindi questo crea difficoltà di comunicazione, incomprensioni, ed è alla base di quella che in genere è la paura delle altre culture. Posto in cui trovi, tipo qua è facile perché più o meno c'è la cultura africana,
Però non tanto perché ci sono anche ragazzi, come noi siamo giovani, quell'ambiente non è facile adattare. All'inizio non è stato facile perché mi sembrava che sono l'unica straniera in paese. Avevo questa sensazione, non conoscevo nessuno, avevo solo mio marito. Poi, grazie a mio marito, sono riuscita a superare questa difficoltà, questa barriera. Mi aiuta molto anche mio figlio perché ti dà più stimoli, perché lo fai anche per il tuo figlio. Perché vuoi che ti stimi un pochino di più, perché non voglio che mio figlio mi dice mamma non parli bene l'italiano e si vergogna di me. Il mio primo impatto con gli italiani o con i sardi in particolare è stato bellissimo. Il primo problema riguardava la lingua italiana. Io ho cominciato comunque a scrivere ogni volta che sentivo una parola nuova, ho comprato il dizionario. È stato un po' all'inizio un processo abbastanza semplice. La lingua. Prima cosa è difficile perché secondo me dove vai? Se non impari la lingua non puoi fare niente. Lavorando sul settore dei ristoranti non avrei tanta possibilità di parlare. In che senso? Sì, è certo che contatto sempre con clienti, con pubblico, però quando in cucina solo poche parole, no? Ah, questa, sì, no, no. E poi con altri stranieri, quando tu lavori, loro non tanto bene parlano come me, quindi noi cerchiamo di parlare un modo nostro. Ad esempio noi, fagioli, fagioli, sì, go, go, vieni, vieni, andiamo, andiamo. La lingua è, sì, è un grande ostacolo, un grande problema, ma è un grande problema per tutto, per conoscere le persone, per trovare il lavoro, per studiare. L'unica cosa come combattere questa guerra della lingua è bisogna parlare con gli italiani. Gli italiani molto aperti di questo, gli piacciono molto quando ci sono stranieri. Allora, qua c'è una specie di pregiudizio, soprattutto per gli stranieri che vengono dall'est, perché pensano che noi siamo appena appena siamo usciti dalla povertà, quindi cerchiamo di acchiappare le persone ricche, cioè cerchiamo di acchiappare la ricchezza della persona, ma non la persona, non l'amore. Sto studiando per diventare un mediatore, e poi volevo studiare la pasticcere per far lavorare nel mio paese. Lavoro nel mondo dell'accoglienza, parlando di immigrazione. In questo momento faccio l'interprete di arabo e francese nella commissione territoriale, per i richiedenti asilo. Sto facendo l'impiegata amministrativa. Lavoro in negozio, non un semplice negozio, un negozio speciale dei prodotti sardi. Grazie mille. Vado? Sì. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Sto lavorando nel centro d'accoglienza. Accompagno la gente in ospedale, in questura e anche in prefettura. Sto facendo il traduttore. Lavoro ora no, perché sono disoccupato. Quindi al momento non mi sto occupando praticamente nulla. Io inizialmente ho fatto danze caraibiche perché io amo ballare, perciò i miei hobby sono i balli. C'è una scuola che insegna i balli tribali, i balli africani e anche quello marocchino. Poi in tantissimi paesi, quasi in tutti i paesetti o anche le città di, non solo della Sardegna ma anche italiana, organizzano delle manifestazioni multietniche. Qua per esempio a Cagliari la facciamo il 1º maggio. Con la festa di Sant'Efisio, che è il santo di Cagliari. Loro festeggiano un santo molto importante, qua che si chiama Sant'Efisio, un incontro culturale di diversi paesi dove si presenta cibo, costumi tradizionali, musica e balli. Quindi vado al mare, magari mi metto la maschera,
mi metto le bombe, vado sotto l'acqua e c'è un altro mondo. Leggo, leggere i libri, gioco calcio, faccio un po' di allenamento, così mi recupero un po' per diventare un po' in forma. Studio, leggo Corano, o alleno o sto a giocare con la play. Ci sono le danze, belle danze, sono molto con movimento, molto difficile da fare, l'ho fatto anch'io quando ero piccolo. Fanno anche per le feste tipo di Natale, con la tradizione magari russa, ucraina, bielorussa, quindi ex Unione Sovietica, diciamo. Noi abbiamo una moschea qua, a Fulmini, che ogni venerdì andiamo lì a pregare. C'è le feste che noi facciamo lì. Si chiama Magal Touba, lo facciamo sempre qua, ogni anno. Questa festa leggiamo il Corano, e cantiamo le canzoni coraniche. Sì, cuciniamo lì, gli amici, i vicini di casa, tutti li invitiamo lì. Lì, quando vado lì, posso festeggiare con amici, mi sembra come sono in Senegal. C'è una ragazza che la faceva, musica senegalese, che si chiama Mam Dior. Al momento non lo so dove si trova, però c'è gente che lo fa. C'è anche un altro che si chiama Baifal, che fa musica tradizionale. E c'è anche un gruppo che si chiama Bonai Africa, che fanno la stessa musica africana, con i djembe e con tutto il resto. Ma abbiamo festeggiato l'indipendenza del nostro paese. Perché il nostro paese ha preso l'indipendenza il 31 agosto, dopo che è caduta l'Unione Sovietica. Abbiamo anche invitato una nostra cantante, che è anche una cantante famosissima. Lì avevamo un gioco da 5-6 piccolini pietrini che noi giocavamo come eravamo bambini. Invece queste allo stesso erano. È un strumento della musicale che usano, non lo so, da noi si chiama oskomus, che facevano, ce li ho a casa anche io, perché ogni kirghiza ce l'hanno un strumento oppure un attributo dei nostri tradizione. Qua per la festa del sacrificio fanno una festa, per la festa di fine Ramadan si fa la festa, si fa la tavola, si chiama Ma'idat al-Rahman, abbiamo fatto diverse volte, una manifestazione in cui noi prepariamo diversi cibi e invitiamo gli italiani a rompere il digiuno insieme a noi. Abbiamo un ristorante a Cagliari, posso vantarmi che primo, ancora oggi, il primo ristorante kirghisa in Italia. La pasta da noi c'è ancora l'usanza di fare a mano, facciamo ancora a mano in casa, diciamo artigianalmente. Infatti se andate a questo ristorante a Cagliari, tutte le paste vengono fatte a mano. Quando va riposata bene e lavorata bene, non fanno questi tipi. I nostri piatti vengono preparati molto lunghi, perciò noi arriviamo più prima al lavoro, iniziamo di lavorare, alle mezzogiorno già deve essere prima, quindi 3 ore prima noi facciamo questa. Il piatto più tipico del nostro paese si chiama Besh Barmak, tradotto letteralmente in italiano 5 dita. Lungo tempo e poi piatto unico. Solo un piatto ci vuole tempo. Ad esempio Besh Barmak. Besh Barmak va preparata con carne di agnello, con carne di montone, però con carne di cavallo è molto buono. Cucina kirghisa è questa,
che stiamo mostrando, però c'è da mostrare tanti altri piatti. Con questi piatti noi mostriamo anche il nostro carattere, carattere del nostro popolo. C'è un piccolo ristorante senegalese qua, a Cagliari. Lì quando mi manca i piatti senegalesi vado lì. Il mio piatto preferito è Yassa. Dal mio paese non sapevo cucinare. Ho imparato a cucinare qua in Italia. I piatti che li cuciniamo in riso, perché diciamo cebugen, lo cuciniamo con il carne. Come il pesce, cebugen. Come noi lo cuciniamo in italiano è un po' differenza. Perché il sugo non è uguale. Il cibo italiano è diverso da quello di Senegal. Perché qua nel Mediterraneo forse il cibo italiano è il numero uno. Secondo me è il numero uno. Magari la zuppa che si chiama borscht è quella che magari più tipica, più tradizionale. Perché da noi praticamente usano le patate per cucinare, la carne, pesce di fiume magari, più del mare, e le zuppe. Le zuppe, che è una cosa, va bene per l'organismo, per lo stomaco, per l'energia. Poi le patate, perché tanto è uno stato che le produce molto. Verdure, frutta, ok, quello mi sa che non manca da nessuna parte. Sono anche con la ricotta dolce che le fanno per la colazione. La pasta di pasta è quella che abbiamo mangiato noi in Italia. Anch'io quando sono arrivata qua avevo mangiato uno spezzatino. Loro lo chiamano spezzatino di agnello con i carciofi e i piselli oppure con le patate. Ed è infatti simile al nostro, praticamente l'unica differenza è, come ha detto lui, sono le spezie, che noi usiamo più spezie, mentre loro usano, diciamo, erbe aromatiche più che spezie. Però siamo simili anche per quello che riguarda il dolce, usano comunque la pasta di mandorle, anche in Marocco viene molto usata la pasta di mandorle. Perciò non ho trovato molta difficoltà, diciamo, nel mangiare e nel trovarmi bene con la cucina italiana. Il couscous è molto buono. A me piace anche una zuppa che si chiama harira. Le polpette fatte con le sardine sono molto buone. E poi i tagini di carne. Lei fa molto buono anche la carne di manzo con le prugne. Forse è il mio piatto preferito. Perché il suo couscous è buono, ma quello della mamma è più buono. Sicuramente l'uso delle spezie, che nella cucina marocchina è molto marcato. Per il resto non ci sono grandi differenze, nel senso che comunque sia il territorio marocchino che il nostro territorio sono abbastanza simili. Una delle differenze più grandi è la mancanza del vino nella cucina marocchina e la presenza del vino nella nostra cucina. Diciamo che o mangiamo la cucina marocchina o mangiamo la cucina italiana, però mangiamo bene. Proprio il Kirghizistan, non solo l'arte, ma in generale il Kirghizistan è un paese, diciamo, giovanissimo. Quindi il Kirghizistan hanno iniziato a conoscere dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Adesso stanno iniziando a conoscere. E abbiamo moltissime tradizioni, ma sulla tradizione dei nomadi. Questa capanna si chiama yurta, per noi è una molto importante cosa, uno dei attributi molto importanti, perché yurta fino ad oggi noi usiamo molto, non come prima, noi siamo un popolo nomadi, quindi quando facevano trasferimenti, noi usavamo yurta a casa, inverno molto caldo, in estate molto, come si dice, fresca. Allora stiamo cercando di farci conoscere attraverso, diciamo, questa cultura dei nomadi. E infatti da 4-5 anni mi sembra che stiamo festeggiando ogni 2 anni il gioco mondiale dei nomadi. Abbiamo visto che a Milano c'è stata una sfilata di moda e lì sono venuti i nostri, diciamo,
i nostri designer per fare la sfilata, quindi per fare vedere, per dimostrare i nostri, diciamo, abiti tradizionali. Quello che penso è che qualunque persona ha qualcosa da dire, ha qualcosa da raccontare, ha delle tradizioni diverse, è solo un'aggiunta a quella che è la nostra comunità, quindi è una risorsa per Cagliari. Riconosco anche da italiana, da sarda, da italiana, che la modalità degli ultimi anni ha creato un po' di confusione nella testa delle persone, perché non hanno avuto il tempo di pensare con la loro testa, quella che era la situazione che stavamo affrontando. La situazione dei movimenti migratori è una situazione che soffre moltissimo delle incomprensioni interculturali, che soffre moltissimo dell'ignoranza che c'è da tutti e due i lati del movimento migratorio, ma soprattutto dal lato di chi accoglie, e di un'ignoranza che rende molto semplice manipolare l'opinione pubblica. E quindi l'opinione pubblica si sente ripetere giorno dopo giorno in continuazione sempre gli stessi slogan e finisce per crederci perché non ha gli elementi per leggere la realtà. L'esempio più classico è il problema delle dimensioni del fenomeno della migrazione, perché le persone tendono a credere che sia enormemente più grande di quello che in realtà non sia, semplicemente perché viene presentato costantemente come un'emergenza, costantemente come una crisi, costantemente come un'invasione con numeri irrealistici, quando poi i numeri nella realtà sono bassissimi. Basta pensare alla paranoia, vera e propria paranoia che hanno rispetto ai migranti in paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca o l'Ungheria, dove poi invece, se si va a vedere, hanno accolto pochissimi migranti. Perché mediaticamente siamo bombardati di notizie e qui il tasso di persone che hanno, diciamo, studiato, che hanno Scusate. semplicemente viaggiato, è molto bassa. E io credo che è più facile manipolare le persone che non hanno imparato a usare bene la loro testa, piuttosto che persone un po' più con un livello scolastico, eccetera, più elevato. Quindi magari qua in Sardegna questa modalità e i media hanno intaccato molto quello che era il giudizio sullo straniero, quello che era prima di questi ultimi anni. Prima la Sardegna accoglieva braccia, anche adesso, però prima anche a livello umano accoglieva di più, prendeva subito lo straniero, era la comunità che integrava lo straniero, non c'era la necessità dello straniero di integrarsi. Questo lo noto, che è un po' cambiato negli ultimi tempi. Che comunque le persone che portavano il velo avevano comunque un po' di difficoltà a integrarsi e gli altri non le accettavano volentieri perché non riuscivano a capire l'importanza di un velo, il velo islamico, e lo legavano alla sottomissione delle donne, cose che a me dava molto fastidio perché noi come musulmane sapevamo benissimo che un velo non vuol dire sottomissione, però era difficile farle capire alle persone. La cosa più difficile, anzi, abbiamo cominciato un po' ad avere più problemi purtroppo dopo i fatti dell'11 settembre. Lì eravamo sotto gli occhi di tutti e abbiamo dovuto comunque combattere. Ti senti da sola? Quando manca la famiglia, assolutamente sì.
io quando ho odiato il fatto di essere immigrata, e mi dispiace perché condivido con voi questa cosa triste della mia vita, perché quando è morto mio padre ero qua, e purtroppo siccome l'unico modo per partire era l'aereo ed c'era un unico viaggio che partiva da Roma alle 2 di pomeriggio, e quando sono arrivata mio padre era già sottoterra. In quel momento ho odiato il fatto di essere emigrata in un altro paese, perché non ho avuto la possibilità di abbracciare mio padre, di salutarlo prima di seppellirlo. Ci sono momenti in cui hai bisogno di un abbraccio di una madre, hai bisogno di parlare con tua sorella, hai bisogno di qualcuno che capisca meglio quello che tu sei, quello che tu senti. Arriva ogni tanto, magari in un punto difficile nella vita, che lo pensi che sei da solo e non c'è nessuno intorno. Secondo me la situazione a Cagliari fra 10 anni non sarà molto diversa da quella che è ora. Innanzitutto perché la Sardegna non è un posto ideale per venire a immigrare, perché la Sardegna è un'isola di emigrazione, i giovani sardi se ne vanno perché non c'è molto lavoro, quindi migranti che vogliano venire in Sardegna non ce ne sono tantissimi. Quindi non credo che ci saranno flussi di migrazione verso la Sardegna, verso Cagliari, particolarmente importanti. Probabilmente le comunità che sono a Cagliari da molto tempo, che si sono stabilite a Cagliari, fra 10 anni saranno più integrate e faranno parte della città in maniera più integrata e più normale agli occhi di qualunque altro abitante di Cagliari. Tutto questo chiaramente dipende anche molto da come si evolverà la situazione politica nazionale, regionale, nei prossimi anni. Futuro vorrei vedere un po' sereno con la mia famiglia. Tutto qua. Ormai quando hai la famiglia, è la famiglia al primo posto. Il mio futuro cosa? Tutte le cose che sto imparando qui? Sto imparando qua al lavoro, per aiutare la gente. Voglio dopo tornare in Senegal, dove sono nato, in Africa, a lavorare lì e aiutare la gente povera, magari dappertutto del mondo, Africa, Asia, America, Europa. Dove posso aiutare qualcuno, se mi chiede aiutami, se lo posso fare, lo do. Anche qua, sono in Italia, se qualcuno aiutami quello in ballo, se posso lo aiutare, lo aiuto subito. Vorrei lavorare qua. Quando ho avuto un po', lo so che questa cosa mi può far vivere in mio paese e torno lì, è meglio per me. Quando sto cercando, siccome quando trovo un progetto che posso lavorare con il mio paese, lo fai un progetto nel mio paese e lavoro lì. Spero di trovarmi una bella vita, di avere ciò che avevo desiderato, di stare in una bella casa con la mia famiglia, di avere negozi, stare bene con la mia famiglia. Io spero di realizzare qualche sogno che magari ho tenuto un po' nel cassetto e spero di poter allargare la mia famiglia, spero che ci sia sempre la salute e l'unione. Il mio futuro è legato a quelli dei miei figli, perché io qua non sono da sola, ma sono con i miei figli e sarà difficile che loro rientrino nel nostro paese di origine. Perciò io vedo che il mio futuro sicuramente sarà in questo paese. Spero che le cose cambino, perché in questo momento la situazione è abbastanza difficile, perché lo sguardo verso l'emigrato è abbastanza negativo. Ma credo che le cose cambieranno, perciò da una parte sono un po' preoccupata, ma da una parte penso che le cose per forza cambieranno. Avere una famiglia, avere una casa propria, la tua, che non la devi pagare l'affitto, è proprio la tua, avere i figli, la famiglia, la possibilità
di godere la vita tua e anche con la la famiglia. La vita è mia, sono abituata qua e sono abituata qua a vivere così, anche ho fatto più di 10 anni in Senegal, ho vissuto la vita lì, ho vissuto qua l'Europa, non cambia niente. Posso andare a vivere in Senegal, arrivo subito, è la mia casa, Senegal è la mia terra. Se dopo vivo un mese posso tornare qua, come qua sempre. Ho abituato qua, ho detto 3 anni, posso vivere qua bene, tranquillo.